La morte è donna sulla Cantabria, la nave che sbarcherà a Salerno, 26 bare di altrettanti giovani, madri, che hanno perso la vita in una delle tante tragedie del mare che accompagna la storia di chi tenta di fuggire da guerre, fame e disperazione. Insieme a loro c'è chi ce l'ha fatta, circa 400 persone, 259 uomini, 116 donne, 21 bambini con meno di 9 anni, 5 che hanno fra i 9 e i 15 anni e 26 maggiori di 15. Insieme a loro anche 9 donne in stato di gravidanza, una flebile speranza della vita che vince ma che non può far dimenticare la tragedia che domani approderà a Salerno. Sono 26 salme, ma si provvederà poi allo sbarco secondo le procedure. Una sola nave, insomma, che arriverà. Sulla nave, una nave militare spagnola. Il nominativo è Cantabria. Attualmente è la nave che comanda l'operazione Sofia nel Mediterraneo. A bordo della nave il comandante è un ammiraglio e quindi la nave l'abbiamo contattata circa un'ora fa e ci danno un previsto arrivo, quindi come navigazione stimata parliamo, 7:45 all'interno del porto di Salerno. Giorno 5. Quante persone a bordo? 402 e purtroppo 26 salme. Doppio impegno quindi a Salerno, dare degna accoglienza a chi è riuscita a salvarsi e affrontare un'emergenza inaspettata. Erano già giunte nel nostro porto bare come quella bianca del piccolo Rashid di 3 anni lo scorso maggio, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la città dovesse listarsi al lutto per accogliere le spoglie di 26 giovani donne. Ed è una cosa terribile, ma gestiremo anche questo, perché dare degna sepoltura ai morti. L'altro giorno eravamo tutti al cimitero per omaggiare i nostri morti, siamo andati a trovare quel bambino che è arrivato e purtroppo accoglieremo anche dei cadaveri che sono anche loro forse figli e vittime di quelle guerre che sono in altre parti del nostro pianeta, che certamente non dipendono dall'Italia, ma tutti i paesi internazionali, tutta l'Europa che è riuscita ad uscire dalle guerre mondiali, creando una democrazia europea, dobbiamo fare sempre di più affinché la democrazia si espande nel rispetto delle tradizioni di ogni popolo in tutto il pianeta. È l'unico modo per evitare che ci siano queste tragedie.